e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, oggi, in questo giorno, siamo di nuovo davanti a Gesù, chiedendo le grazie per l'intercessione di San Charbel. Ma oggi siamo qui anche a pregare per nostre intenzioni, intenzioni che l'abbiamo portato nel cuore. Ricordiamoci tutti i malati sofferenti, quelli che hanno chiesto la preghiera, le famiglie, dove tante volte manca il perdono e l'amore. Preghiamo per quelli che forse nel matrimonio vorrebbero lasciarsi e fare il divorzio. Preghiamo per loro, per i figli, a quanti sono anche lontano da Dio, per i giovani. O Signore, tocca il loro cuore. Ma oggi siamo qui di ringraziare anche che ancora siamo qui, grazie Gesù, che ancora abbiamo la fede, di avere quella fede più forte. Siamo di nuovo di questo incontro mensile, venticinquesimo incontro, ma nel silenzio vi prego di in questo momento chiedere le vostre grazie, ma io anche saluto in polacco. Kochani bracia i siostre, jesteśmy znowu w tym szczególnym miejscu, w Kościele Świętego Marka, w Graniano, koło Pompeji. Jakże dzisiaj szczególnie chcemy polecać Bogu wszystkie nasze sprawy. Chcemy polecać chorych, cierpiących, tych, którzy prosili o modlitwę, polecam dziś, a także obejmujemy modlitwą wszystkich w Libanie. Vogliamo pregare per quelli che sono in Libano, che l'abbiamo incontrato. Modlimy się za wszystkich w szczególny sposób. Pragnę się modlić również o zdrowie dla bliskich, dla Mileny, dla wielu chorych, cierpiących. A także proszę, Święty Ojcze Charbel, pobłogosław nowy projekt, nowe dzieło, którym nas, nas zaszczepiłeś, abyśmy mogli pomagać wielu ludziom, chorym, cierpiącym i dzieciom. W miejscu, gdzie Ty wybrałeś, w naszej ojczyźnie, w Polsce. Allora, tutte le grazie, ma io prego anche questa Santa Messa per defunta Teresa. Aveva 14 anni quando è morta tragicamente in Stati Uniti e tanti affidiamo. Prima di tutto riconosciamo i nostri peccati e chiediamo il perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi fratelli. Signore Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo, o Dio, che per il servizio dei poveri e la formazione dei tuoi misteri hai donato il tuo sacerdote San Vincenzo de Paoli e San Charbel, lo spirito degli apostoli, fa che animati dallo stesso fervore amiano cioè che egli ha amato e mettiamolo in pratica i suoi insegnamenti,
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore. Spegniamo. L'anno secondo del re Dario, il 21 del settimo mese, per mezzo del profeta Geo fu rivolta questa parola del Signore. Su, parla a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea, a Giosuè, figlio di Isodac, sommo sacerdote, e a tutto il resto del popolo, e chiedi: chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? Ma ora, in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella, non è forse ridotta e a nulla ai vostri occhi? Ora, coraggio Zorobabele, oracolo del Signore, coraggio Giosuè, figlio. Era il mio, salvezza del mio volto e mio Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Spera in Dio. Per molti. Alleluia, 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 alleluia. Al Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. San Giovanni Paolo II, intercessione dei santi, San Marco, San Vincenzo di Paola, San Giovanni XXIII, a tutti oggi invochiamo, e tutti i santi libanesi, preghiamo per il Santo Padre Francesco, perché fra poco sarà l'inizio del sinodo, preghiamo per tutti, per la Chiesa, preghiamo per i sacerdoti in Africa, per Don Giovanni, Don Manuele, parroco, per tanti nostri sacerdoti che hanno bisogno di preghiera, anche che saranno guariti totalmente da loro malattia. Preghiamo per nuove vocazioni sacerdotali. Vogliamo anche pregare per tutta la nostra associazione cattolica, famiglia, casa di preghiera di San Charvel. Preghiamo che espansa proprio da nord fino a sud Italia, che possiamo essere una famiglia con amore, con umiltà e con la fede forte. Preghiamo anche, carissimi, per i malati, sofferenti. Quelli che hanno chiesto, pregate per noi. In modo anche particolare chiediamo per i nostri defunti, per defunta Teresa, giovanissima, 14 anni, è morta qualche anno fa. Preghiamo anche per Anna Maria, no? Maria Teresa, anche due mesi fa, qui a Graniano, è morta durante il parto, vero? Dopo il parto, lasciando la figlia, e preghiamo anche per lei, per sua figlia. Preghiamo
oggi per bambino che sarà battezzato, che entra nella famiglia, diventa cristiano, e ringraziamo San Charbel che ci ha aiutato lui per la sua salute. Benedetto sei tu, Signore Dio del Cristo, della tua bontà, perciò questo vino sotto della terra della tua volta nuova, la preghiamo a te perché ti venga per noi in levando il servizio. Pregate, fratelli, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che hai dato al tuo sacerdote San Vincenzo de Paoli la grazia di conformare la sua vita al mistero che celebrava, per la potenza di questo sacrificio trasforma anche noi in offerta pura te gradita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella loro vita di San Giovanni Paolo II, San Charbel, San Vincenzo de Paoli ci offre un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla loro testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere, al di là della morte, la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, fonte di ogni santità,
Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci messo la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordo di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordo di Teresa, Maria Teresa, Giuseppe e Anna, che si sono chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipe della sua risurrezione. Ricordati dai nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che ti affidano alla tua clemenza, a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli tutti i Santi, che in ogni tempo puoi graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sempre con voi. Scambiate un segno di pace. Corpo di Cristo.
Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Carissimi, volevo soltanto avvisare quanto è il nostro prossimo incontro. 26 incontro sarà nel giorno 24 ottobre. 24 ottobre, 2-4. 24 ottobre abbiamo un incontro, ma la Santa Messa alle 7. Ottobre ancora 7. Sì, va bene, dobbiamo dire, ma per... Allora avvisiamo più avanti che ora sarà la Santa Messa, ma io dalle 3 pomeriggio ci sono già 24 ottobre a ricevervi, a confessare. Pregate per me per questi viaggi, sono migliaia di chilometri, con tempo diverso, ma avendo la vostra preghiera sono sicuro. Ma certamente adesso... diciamo la litania per santo e mi invoco chiedendo la guarigione e dopo la benedizione con olio e subito dopo, quando voi uscirete dalla chiesa, ci sarà, se uno vuole restare per battesimo resta pure, ma quando dopo la benedizione dell'olio andate a casa, ma chi vuole resta perché c'è battesimo. Adesso preghiamo. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per l'esempio e l'intercessione di San Vincenzo de Paoli e San Charbel diventiamo imitatori del Cristo tuo Figlio e portiamo ai poveri il lieto annuncio della salvezza per Cristo nostro Signore. Forse mi sono dimenticato una cosa, prima di darvi benedizione, perché prossimo incontro 24 ottobre e ci sarà un momento anche molto solenne, perché porteremo processionalmente questa immagine. Gesù misericordioso, voi sapete, eravamo a fine del mese di agosto a Vilnius, davanti quadro di Gesù misericordioso. Io ho offerto immagine, ma padre, ma vostro parroco le accornice, lui fa incorniciare Gesù misericordioso, ma io immagine, e quella immagine metteremo, che proprio l'abbiamo fatto benedire anche davanti quadro originale a Vilnius, questa immagine 24 sarà portata anche in questa chiesa 24 ottobre, per questo vi raccomando, venite numerosi. Perché ci rivolgiamo a Gesù misericordioso. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.